Guarda, abbiamo studiato molto bene il Losanna, sapevamo che comunque avevano un blocco squadra molto basso, hanno giocato un'ottima partita col Servette concedendo veramente pochi spazi. Quello che si doveva avere era un attimino pazienza in una partita come quella di oggi. Il Losanna comunque arrivava da una situazione difficile, sicuramente ero cosciente che non sarebbe venuto a Losanna, a Lugano a giocare all'attacco. Dunque quello che ho chiesto alla squadra da ieri a oggi è stato avere un attimo di pazienza, non avere pressione, non avere stress e cercare di stare in partita il più possibile, perché poi comunque sono conscio che abbiamo al momento anche delle qualità sia in campo all'inizio che in panchina. Poi c'è stato il minuto folle 66-67, Abubakar e Zekin dall'altra parte. Cosa hai pensato quando prima uno sbaglia e l'altro poi arriva da solo davanti a Osip? Guarda, oggi abbiamo fatto 22 tiri in porta, 22 tiri in porta penso che li abbiamo fatti veramente poche volte in questi anni, è sintomo che comunque abbiamo tutti voluto rischiare qualcosina, ecco. Sicuramente qualche pensiero nella mia testa ce l'ho avuto prima di togliere ai Rizzi, perché stava facendo una partita solida, importante, e con Numalavanshi comunque ha creato un bel binario, però ecco, abbiamo detto proviamo a vincere questa partita, alla fine è andata bene, quando Abubakar ha sbagliato quel gol, ecco, non è che l'ho proprio visto bene dalla panchina, però è normale che giocando così all'attacco possiamo concedere qualche occasione in più dietro. Beh, per noi non è che cambia tanto, per me e Miat sappiamo giocare a 4, siamo magari come si è visto oggi più offensivi, abbiamo creato tanto e per noi non è un grosso cambiamento. Com'è il nuovo allenatore? Bravo, 3 vittorie, 2 pareggi. I risultati parlano. Si è risposto tanto del suo cambiamento da assistente a allenatore? Voi com'è? Attento, che... eh. No, penso che voi avete discusso tanto, noi sappiamo cosa ci può dare e noi lo ripaghiamo in campo, cioè penso che si vede e quella è la cosa importante. Noi abbiamo mai fatto la discussione, adesso Cruz è il nostro mister, lui ci conosce tutti benissimo. Ci vuole sempre il 100%, che noi lo diamo e poi si vede in campo che andiamo tutti al 100%. Lo so, già dimostrato di essere coraggioso, ci si è preso tanti rischi, come non si vedeva da tanto, Luca. No, come ho detto prima, ho avuto un attimo il pensiero, perché comunque la squadra era solida, comunque Suzuki è un buon giocatore là del Losanna, comunque qualche problemino ce lo causava, però avevo veramente voglia di vincere in casa, ecco, quel cruccio di quel gol che abbiamo preso col Grasshopper l'avevo dentro e onestamente il segnale però non è che l'ha dato il mio cambio, l'ha dato comunque l'atteggiamento che hanno avuto i ragazzi dal primo minuto. Evidentemente è un po' più facile cambiare, prendere coraggio quando tu vedi comunque che la squadra non aveva paura oggi andare a prendere un po' più alte il Losanna che del solito, ecco. Dunque onestamente se avrei visto qualche segnale non così coraggioso da parte dei ragazzi, però ho detto ma perché non andiamo a spingere un attimino ancora di più, visto che ci credevano quasi più di me, ecco. Oggi avevi troppi rigoristi dentro, volevano tirarlo tutti. Sì, il rigorista era Maric, onestamente non ho chiesto perché non ha tirato il rigore, il secondo rigorista era Ziegler, ha preso la responsabilità e niente, però scherzavo un po' ieri sera con Alexander Gher che ha fatto 2 rigori con il Thun e mi diceva guarda Cruz che torno io, di a Custodio che gli insegno, però vabbè, Custodio al momento aveva sempre segnato e se la sentiva lì, poi io bisogna avere anche il coraggio di calciare un rigore al 96esimo, io onestamente non ce l'ho mai avuto. Non stavo guardando, a un certo punto mi sono reso conto che ha preso il giallo, lì ero lì abbracciato da quei matti che ho vicino a me in panchina. Non gli hai chiesto? Non ho avuto tempo di chiedere adesso, però. Posso continuare? Io ne ho altri.
rispetto con la morale, ha fatto veramente una partita. Adesso di Amorà penso che meriti qualche parola, al di là della partita in attacco, comunque veramente, cioè, ha questa facilità certa dell'uomo che non è facile da vedere sui campi, non solo in Svizzera, ma anche in altri paesi. Però a me è piaciuto moltissimo quando Struco ha perso un pallone sulla parete da campo avversario, ha rincorso l'avversario fin quasi a limite dell'area del Bogdan. È vero che era appena entrato così, però sono per un giocatore offensivo a essere così, proprio avere una gara così forte che proprio andare a correre dietro l'avversario fino alla sua metà campo non è da qualsiasi sentito. Guarda, la società ha investito tanto sul ragazzo. Onestamente è un ragazzo con cui ho un po' difficoltà adesso a comunicare perché parla solo l'arabo e si sta piano piano integrando nel gruppo, però ecco, negli allenamenti si sta dimostrando questa voglia che avete poi visto oggi, ma è la stessa voglia che ha messo nei minuti finali di Lucerna. È normale che da un giocatore come lui e Bellagi, che arriva comunque dall'altra parte del mondo, non possiamo chiedere subito questa grande disciplina o rigore tattico nelle prime settimane di ambientamento in Europa. Ecco, cerchiamo di sfruttare un attimino come l'abbiamo sfruttato a Lucerna, perché anche lì poteva chiudere la partita, come l'ha chiusa oggi, perché onestamente ha delle qualità importanti. Ecco, starà a noi adesso un attimino capire come e dove inserirlo in questo gruppo. Non è ancora 90 minuti? No, non è tanto la mancanza dei 90 minuti, è che onestamente non è facile ancora comunicare con lui, non è ancora facile dargli un rigore tattico, non so ancora bene qual è veramente la posizione che predilige, ma in queste cose qua ci vuole tempo, ci vuole pazienza e ci vuole del lavoro, perché onestamente non abbiamo avuto anche tanto tempo per lavorare. Abbiamo giocato un infrasettimanale col Grasshopper, abbiamo subito la Coppa il venerdì. Non è una cosa così scontata, ecco, però ha qualcosa, le sensazioni sono buone e dunque merita di giocare. Sta facendo dei corsi di italiano lui? No, tutti i ragazzi del Lugano iniziano piano piano a... No. Hai detto che vuoi lavorare adesso con la squadra, però ti parte un giocatore che secondo me è stato uno dei migliori oggi, ovvero Lovric. Guarda, Lovric è un ragazzo che onestamente in queste partite ha messo quel qualcosa che prima non vedevo. Adesso non molla un centimetro e devo solo continuare a spronarlo, perché questo Lovric che gioca così per la squadra è anche un piacere da vedere. Poi adesso dico lavorare, perché comunque adesso arriva, tra virgolette, il bello e il difficile per me, perché giustamente adesso arrivano tutti questi giocatori che vogliono giocare. Oggi in panchina avevamo comunque per la prima volta anche dei bei sostituti a metà campo, riuscire a inserire un Custodio, riuscire a inserire l'energia di Guidotti, prima non ce l'avevamo. Però siamo anche coscienti che abbiamo ancora una partita di Coppa, abbiamo ancora degli infrasettimanali, abbiamo ancora un recupero, dunque abbiamo bisogno di tutti e niente, continuiamo a lavorare e speriamo che vada ancora così. Lovric, magari che il mercato è chiuso, è tranquillo, sa che rimane, forse no, sa che non, la società non ha neanche bisogno di venderlo per forza. Ma sì, queste erano dinamiche che evidentemente succedevano prima, ma perché era giusto così, avevamo un budget da far funzionare, dunque i migliori giocatori dovevano partire se possibile, come lo stesso Bauman, un giocatore che ho sentito criticare fin troppo, che comunque era sempre in situazioni tra virgolette di non grande serenità. Ecco, al momento i giocatori sono sereni, almeno da quello che posso vedere io sotto l'aspetto del mercato. Adesso vediamo un attimino la nuova società, ecco, cosa ha intenzione di fare con questi giocatori. Hai citato Bauman, forse oggi vale la pena sottolineare Osigue, che ha fatto una gran partita, ci ha messo un paio di pezzi. Ma guarda, io onestamente su Osigue non è che ho mai avuto grandi dubbi, però la verità è che anche lui aveva avuto un grosso problema quest'estate, dunque quando tu hai un grosso problema non è neanche subito facile riabituarti alla porta. Evidentemente ci sono delle pressioni, gioca in Super League, è normale che tutti vogliono rivedere quello che voi avete visto l'anno scorso, perché l'anno scorso quando ha dovuto sostituire Bauman aveva sempre fatto bene. Secondo me a Lucerna ha chiuso la partita in maniera molto positiva e penso che oggi ha fatto ancora due parate importantissime. Siete terzi in classifica, Oscar?
Guarda, me l'hanno detto prima, mi fa un po' sorridere questa cosa qua, però penso che se lo siano veramente meritati. Dunque, oggi c'è poco da discutere, terzo, quarto, quinto, quando ci mettono questa garra, si meritano tutto. Ma questa garra sentiamo parlare di Europa. Sì, come sempre. Poi quando siamo lì sotto, retrocessione. No, noi qua siamo bene piedi per terra e poi guardiamo partita dopo partita e vediamo dopo alla fine dove siamo. Prepariamo ogni partita come facciamo con tutte e vogliamo vincere, poi vediamo come finiscono questi 90 minuti, però alla fine non è che guardiamo tanto la classifica, sinceramente. Giusto, sai che manca una domanda, lo sai, vero? Qual è la domanda? Ne manca una. Stasera devo farti una domanda, sai quale? Su Lungoi. Allora, a parte che si parla di un caso Lungoi quando non lo convoco due o tre volte, non una volta, però a parte gli scherzi, con Lungoi ho avuto una buona discussione ieri, ho trovato per me e per la squadra il caso di non farlo venire oggi con noi, è partito per Ginevra, rimane là due o tre giorni e arriva martedì con la testa giusta, di problemi non ce ne sono, dunque non c'è nessun caso, però a volte con i giocatori bisogna riuscire a parlare, con Lungoi ho parlato e ho trovato per me la soluzione più giusta per me e per la squadra. No, però evidentemente non fa mai piacere a un giocatore non giocare, poi dopo le dinamiche che ne seguono non sono mai sempre, tra virgolette, facili da gestire. Questa volta l'ho gestita in questa maniera qua, un'altra volta chissà come la gestisco, però ecco, non bisogna creare nessun caso perché è un ragazzo che per me ha sbagliato, l'ha capito e niente, se arriva con la testa giusta per me da martedì non ci sarà un problema, l'importante è che arrivi come voglio io e come vuole la squadra. Io ho finito, la situazione cauta è stata risolta o? Spero giorni. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao.